partita. Chiamarlo Pinocchio. Questo nome gli porterà una gran fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchi i fratelli, e tutti se la passavano un gran bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Prima. Ormai è tardi. Partita. Sì, dai il caso
Io non me ne andrò di qui se prima non ti avrò detto una gran verità. Dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. E non avranno mai bene in questo mondo. E prima o poi dovranno pentirsene. Amaramente. Canta pure, carino mio, come ti pare piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene via. Perché se rimango qui, avrà a me quel capire a tutti gli altri ragazzi, vale a dire, mi manderanno a scuola e per lavoro o per forza mi toccherà studiare. Ed io, a dirtene tutta confidenza, di studiare non ne ho punto voglia. Mi diverto di più a rincorrere le farfalle, a salire su per gli alberi, a prendere gli uccellini di nido. Povero Pinocchio, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te. Chetati, grillaccio del malaugurio! E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? Tra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente ti vada a genio. E che mestiere sarebbe? Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo. Per tua regola, tutti quelli che fanno questo mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione. Vada, grillaccio del malaugurio, se mi monta la pizza, guai a te! Povera Pinocchio, mi fai proprio compassione. E perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché è la testa di legno. Partita. Buongiorno, Pinocchio! Come mai sai il mio nome? Conosco bene il tuo babbo. Dove l'hai veduto? L'ho veduto ieri, stava sulla porta di casa sua. E che cosa faceva? Ho in maniche di camicia e tremava dal freddo. Povero babbo, ma da domani, se Dio vuole, non tremerà più. Perché? Perché io sono diventato un gran signore. Un gran signore, tu! C'è poco da ridere. Mi dispiace di farvi venire l'acquolina in bocca, ma queste qui, se ve ne intendete, sono 5 bellissime monete d'oro. Che cosa c'è di farne ora di queste monete? Ah, per prima cosa, io voglio comprare una casacca nuova per il mio babbo. Tutta d'oro, d'argento e coi bottoni di brillanti. E poi voglio comprare l'abbecedario nuovo per me. Per te? Davvero? Perché voglio andare a scuola e mettermi a studiare a buono. E guarda me, per la passione sciocca di studiare, ho perduto una gamba. Guarda me, per la passione sciocca di studiare, ho perduto la vista di tutti e due gli occhi. Vuoi addoppiare tra monete d'oro? Cioè? Quattro di 5 miserabili zecchini fanno 100, 1000, 2000. Magari! E la maniera? La maniera è semplicissima. Invece tornata a casa tua dovresti venire con noi. E dove mi volete condurre? Nel paese dei Mamma Gianni. No, non ci voglio venire. Oramai io sono vicina a casa e voglio tornarmene a casa dove c'è il mio povero babbo che mi aspetta. Dunque, vuoi proprio tornartene a casa tua? Allora, vai pure, è tanto peggio per te. Tanto peggio per te. Fai male, Pinocchio, perché tu dai un calcio alla fortuna. Alla fortuna. Le tue 5 monete sarebbero diventate da oggi a domani 1000, 2000. 2000. 2000. Ma come mai è possibile che diventino così tante? Te lo spiego subito. Bisogna sapere che nel paese dei Babba Gianni c'è un campo benedetto chiamato da tutti il campo dei miracoli. Miracoli? Tu fai in questo campo una piccola buca, ci metti dentro per esempio uno zecchino d'oro, il capo ha bucato un po' di terra, il naffico due secchi d'acqua, di fontana. Di fontana? Stetti sopra una presa di sale e la sera te ne vai tranquillamente a letto. Durante la notte intanto lo zecchino germoglia e fiorisce e la mattina dopo tornando a campo di levata, che cosa trovi? Un bell'albero carico di tante monete d'oro
Quanti chicchi di grano ha una bella spiga nel mese di giugno? Sicché dunque, se io sotterrassi in quel campo le mie 5 monete d'oro, la mattina dopo quante monete d'oro ci troverei? È un conto facilissimo! Un conto che per farlo sulla punta delle dita. Poni per esempio che ogni zecchino ti faccia un goppolo di 500 zecchini. Moltiplica 500 per 5 e la mattina dopo ti trovi in tasca 2500 zecchini rampanti e suonanti. Che bella cosa! Non appena avrò i miei 2500 zecchini d'oro, io 2000 li terrò per me e gli altri 500 in più li darò in regalo a voi altri due. E regalo a noi! Dio te ne liberi! Dio te ne liberi! Noi lavoriamo per i miei interessi! Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri! Gli altri! Che brave persone! Andiamo! Andiamo pure, io vengo con voi! Fermiamoci un po' qui, tanto per mangiare un boccone e riposare qualche ora. A mezzanotte poi partiremo per essere domattina all'alba al campo dei miracoli.